Cosa ne pensa il sindaco di un'eventuale richiesta di consiglio comunale sulla mozione di sfiducia? Ma io non ho pensieri, posso soltanto rispettare la volontà del civico consesso e un po' registrarne poi l'esito. Sono del parere che in democrazia deve essere garantita per i cittadini una chiarezza nell'attività politica. Quindi se il Consiglio Comunale si orienterà in quella direzione io ne prenderò atto, ma come ho sempre detto ai cittadini io faccio il sindaco perché sono convinto che ciascuno debba fare il proprio dovere. Io lo farò fino all'ultimo secondo in cui ricoprirò questa carica, lo faccio con determinazione nonostante le tante difficoltà, lo faccio con serenità perché so che sto operando per l'interesse collettivo e sto cercando in tutti i modi di contrastare quella idea della politica dove una continuità non può essere consentita in una realtà che invece ha bisogno di una compattezza della politica, al di là di ogni colore politico. La nostra città, la nostra provincia è stata sempre relegata alle marginalità delle decisioni politiche di livello superiore proprio per questa continua conflittualità. Io sento chiaramente un sindaco che proviene da un organismo, un soggetto politico civico, il Polo Civico, chiaramente non ho un colore politico, ho sempre ragionato in termini di condivisione per il bene collettivo. In democrazia una parte politica può vincere, una parte politica può perdere, ma finite le elezioni poi inizia un lavoro che deve servire a garantire l'interesse comune. Invece nella nostra cultura è prevalsa l'idea che chi vince deve per forza vendicarsi su chi ha perso. Io credo che questo non sia giusto e continuerò a collaborare, a dialogare con tutti coloro i quali vogliono cercare di dimostrare che la politica prima di tutto è servizio, è interesse verso i cittadini e verso la collettività. Possiamo tornare su quanto è accaduto in Consiglio Comunale? Sì, ma è stata una cosa che penso di aver chiarito, ma qualcuno probabilmente mi ha fatto notare che sono stato poco chiaro. Io sono intervenuto in Consiglio Comunale per ribadire il fatto che in democrazia esistono organi istituzionali che svolgono mansioni diverse, hanno competenze diverse e responsabilità diverse. Faccio un esempio, è come quando il Consiglio Comunale all'inizio della mia sindacatura ha eletto il Collegio dei Revisori dei Conti, che è una competenza e una responsabilità che è del Consiglio Comunale. In quell'occasione io come ho giunta ho preso semplicemente atto delle azioni che ha fatto il Consiglio Comunale. È come se io a quei tempi avessi preso una posizione all'interno della Giunta sull'indicare alcuni nomi, per esempio. Sarebbe stata una gravissima ingerenza e una mancanza di rispetto verso l'autonomia del civico consesso. Ecco, in questo caso è successa una cosa analoga, cioè il Consiglio Comunale ha voluto interferire su un'attività che è tipica per competenza della Giunta, forse una delle poche attività in cui la Giunta ha una competenza esclusiva, senza nessun organo che ha il compito di controllare e verificare l'attività, in questo caso chiaramente parlo del civico consesso, che è la riorganizzazione del personale, la rotazione del personale. Su quello il Consiglio Comunale ha voluto intervenire chiedendo prima la revoca e poi la sospensione di quest'atto. Allora, nel rispetto dei ruoli istituzionali, io ho detto più volte che quel Consiglio in quelle modalità non poteva essere convocato, che il Consiglio abbia il compito di controllare quello che fa l'amministrazione credo che sia giusto, ma ci sono modalità con le quali, soprattutto in questo caso, questo controllo può avvenire. È un Consiglio straordinario e aperto, come ha più volte segnalato il Segretario Generale, non era la condizione per rispettare l'organo Giunta. Io sono sindaco pro tempore, però proprio perché mi sento parte dello Stato, parte di un'organizzazione democratica,
io difenderò gli organi, sia che esso sia quello della Giunta, sia che sia quello del Consiglio Comunale. Recentemente ha scritto al Presidente della Regione, cosa ha chiesto? Ma al Presidente della Regione prima di tutto ho fatto gli auguri, perché posso comprendere l'impegno che dovrà mettere per iniziare a lavorare cercando di recuperare un deficit della Sicilia che il governo Crocetta ha di fatto lasciato a questo nuovo governo. Proprio perché io l'ho vissuto in prima persona e ho contestato pubblicamente il disinteresse del governo Crocetta nei confronti della Sicilia, oggi dico al Presidente di essere il Presidente di tutti, di lavorare perché possa riuscire a realizzare quel sistema territoriale fatto di aree metropolitane, di aree costiere, di aree interne della Sicilia, perché lo sviluppo della Sicilia debba essere la sintesi dello sviluppo delle varie parti. Con questo spirito ho anche scritto ai deputati eletti, perché superata la fase elettorale si possa lavorare insieme nell'interesse della collettività. Io nutro sempre grandi speranze e scommetto sempre sulla fiducia e ho fiducia che i deputati eletti in questa tornata possano lavorare in squadra per difendere il nostro territorio, perché se così non avverrà, e io penso che questo non succederà, il mondo continuerà a girare in avanti, a muoversi in avanti, e noi inesorabilmente resteremo sempre nelle marginalità.